Grandioso. Spara per primo, eh? Buon giovedì soprattutto e benvenuti in questa puntata Retro Games Slot con il secondo capitolo della serie che fa Cry 2. Bene raga, prima di iniziare come sempre ricordo a tutti che oltre a me c'è sempre tanta bella gente simpatica. Chi abbiamo in live soprattutto? Abbiamo la nostra Pavarussi che ci gioca a un gioco che prima o poi dovrò farlo anch'io. Poi abbiamo il gruppo di Taggi Club, una nuova streamer nonché mia follower Chiara Teslai, meglio, che porta il titolo Retro Games. Il nostro Luke, Sara Corno, Dottor Puccio, Nabi, Fanlands, Sam Phoenix, Simog, Xmai e Killer Joy. Oh, c'è anche Axe Gladius e Black Jackal. Allora, riprendiamo un po' da dove eravamo rimasti.
Hai sentito? Vedi qualcosa? Forse, forza di qua. Hai sentito? Vedi qualcosa? Forse, forza di qua. Che diavolo è stato? Te lo dicevo che avrebbero attaccato presto. Occhio a ore 6, se ci vogliono girare. Thank you.
Non c'è bisogno che spieghi le regole. Fermo. Sai com'è? Niente armi. Serpente nell'erba alta, il coccodrillo nel fango. Non aspettate, colpitelo appena lo vedete. Brava gente, proteggete il vostro paese. I serpenti della PR sono entrati nella riserva di Lake Road, a sud dell'aeroporto. Andateci subito. Non c'è pace per gli empi, vedo. Bene, sono giorni pericolosi per la PR. Nessuno è più al sicuro, nemmeno io. Quanto tempo? Il maggiore e io discutevamo su che cosa fare con l'annunciatore radio. La macchina della propaganda in questo paese fa paura. Sono tutte bugie. Sì, certo. Quando trasmette l'UFLL, chiuderemo la radio locale. Abbiamo scoperto che trasmettono da una stazione mobile. Ecco come hanno fatto a evitare i nostri soldati finora. Ma stamattina alle 9 si sono fermati al villaggio di Willegol. Voglio che attacchi questa radio mobile e metti a tacere la loro stazione. Sei da solo. Capisco che sarà difficile, ma almeno hai l'elemento sorpresa dalla tua parte. E poi è un lavoro semplice. Devi solo far saltare un generatore. Spero che tu decida di aiutarci. Le bugie di quella gente non aiutano nessuno. È previsto un compenso, ovvio. Distruggendo il generatore, gli interromperemo le trasmissioni. Trova il villaggio di Willegol. Sta attento, non vogliamo perdere un uomo in gamba. Sono Nasrin, vieni al rifugio, oltre il fiume dopo l'ufficio postale. Salve.
Già qui? Grazie per essere qui. Ho una proposta da farti. E così vuoi distruggere Liberation Radio? Bene, ma vorrei che le trasmissioni continuassero ancora un po'. Va laggiù e trova l'uomo che sorveglia le trasmissioni, un censore dell'UFLL. Uccidilo. Poi quando arrivi alla sede della radio, fagli leggere il comunicato. Poi radi al suolo tutto quanto se vuoi. Il comunicato scatenerà una rivolta e mi serve un morto sotto gli occhi di tutti. È uno straniero in visita agli ambulatori, un ospite del fronte. Sarà dura per Bantue quando la gente sentirà il mio comunicato e poi farà a pezzi quel poveretto. Imparerà che è meglio non avermi come nemica. C'è solo un problema. Io sono l'autista dello straniero, perciò sarò in pericolo quando inizierà l'attacco. Spero di poter contare sul tuo aiuto. È nel villaggio turistico. Sarà facile per te.
niente di buono. Chi c'è là? Beh, guarda che piano. Bella è trovare le valigette. Spero che vi saranno sempre utili queste qui, ragazzi. Non è facile trovarle tutte quante.
Sei un ladro e cerchi qualcosa. Non capisco. Perché sei venuto qui? Perché?
visti qua. Questo è il vostro paese. Dovete averne cura come di vostra madre. Non lasciate vostra madre in balia dei serpenti dei poteri della morte. Dovete fermarvi. Fate la vostra parte, brava gente. E questo chi è? Di che si tratta? Vuoi che lega qualcosa in diretta? Perdi solo tempo. La trasmissione è in difficoltà e il censore la bloccherà. Ah, lasciami! Va bene, come vuoi, ma nessuno lo sentirà. Interrompiamo questa canzone per un comunicato molto importante. Tra di noi c'è un invasore. I coccodrilli hanno fatto entrare una spina. L'uomo in questione è ufficialmente un ispettore sanitario. Vogliono avvelenare i nostri pozzi. I nostri bambini diventeranno mostri. Dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo fermarli subito. Il sud dell'invasore è sull'autostrada a sud di Willigon. Impediteli di raggiungere il deserto. Ho letto i tuoi messaggi. Ora vattene.
quelli col ciamo per le feste. Gli denti con mai anfat. Vanno viva. Aiutami. Meglio se rimango qui a frugare fra i resti. Mi piace per te, resta qui.
Aspetta. Qualcosa non va. Succede là? Niente di buono. Chi c'è là? Occhio! Indietro! Al diavolo, avviciniamoci! Ma sei fuori! Ho detto avviciniamoci! Si muove! Vado! Dottore, deve salvarlo! Non sei una guardia. Sono andate? Bene. Ok, grande eroe. Mi chiamo Xiang Yong. Non provare a pronunciarlo, sbaglieresti. Se non moriamo, ti offro da bere. Arrivano altre guardie, meglio andarsene. Ma non insieme, meglio da soli. Di nuovo alleato. Non c'è l'obbligazione esatta, perché in base al personaggio che scegliamo, tanto troviamo gli alleati sparpagliati un po' in tutta la mappa del gioco. Sono qua, 5 diamanti e poi ricominciamo con il resto delle missioni. Però una missione principale devo fare, quella. Devo recuperare le pillole, altrimenti svengo.
Posso piacere gli occhi sciacalli. Allora, proprio che se bugga questa particolare missione, guarda che peccato. So che cerchi me e il mio amico, lo sciacallo. Puoi trovarci sull'isola Selakalase, in mezzo al lago Segolo. Quando sei pronto. Prima recupero le medicine e poi procediamo. Non c'è bisogno che spieghi le regole. Ma che... Sì. Vabbè. Sintomi sono ricco. Vado dal tabaccaio sulla riva est del lago Segolo. È sulla mappa.
mio collega potrà darle le medicine. Se arriverà con questi passaporti, vi sta aspettando. È la cosa giusta da fare, ma attento, la zona è piena di brutta gente. Ehi, come butta? Che c'è? Levati dai piedi, ho da fare. Nell'inganno.
male anche me. Fasciati la ferita. Sono ancora dei nemici in giro. Preparati ad accoglierli. Sanguini di brutto, curati! Grazie, signore. Pensavo non ci saremmo mai liberati di quelle bestie. Ai passaporti ci avevano detto che sarebbe venuto. Una famiglia l'aspetta sul retro. Hanno quello che cerca. Entri pure. Aspettiamo da settimane. E i passaporti? Noi abbiamo le medicine. Mi ha ridato la speranza. Un uomo non può vivere senza. Caro sciacallo, ho avuto una conversazione interessante con un tizio della Cornovaglia. Parlavamo di te. Mi ha anche detto che non sei il solo essere seguito. Qualcuno mi sta cercando. Io cerco te e anche tu cerchi qualcuno. Ti senti solo, sciacallo? Ti mancano i tuoi amici? O cerchi qualcuno in particolare? Ok, si è di nuovo risbloccato. Ma mi faccio una bella dormita che salvo pure. E poi raggiungiamo un'isoletta per vedere un po'. Io mi sveglio a quest'ora tutte le mattine. Ok. Allora, a proposito, vediamo il nuovo amico che abbiamo appena salvato. Cinese. Secondo me ce n'è ancora un altro in giro. Grazie.
Cerca, trova. Ok, raggiungiamo la barca e raggiungiamo l'isola. Oggi sono esplose le violenze dopo che i capi delle fazioni hanno abbandonato i colloqui su un accordo di spartizione del potere. Caro sciacallo, ti hanno dato del pazzo, del sociopatico assassino. Hanno ragione. Mi sembra che tu cerchi di porre fine a questa guerra, se si può chiamare così, a ogni costo. Oggi ho capito una cosa. Non resisterò all'uomo che mi insegue, come i tuoi amici hanno resistito a me. Visto che non sono abbastanza forte da mantenere il tuo segreto, lo farò nel solo modo che conosco. Facendomi saltare le cervella. So che hai molti proiettili, sciacallo, ma questo te lo risparmio. Secondo voi si sarà suicidato veramente? E così abbiamo completato tutto il DLC aggiuntivo.
Voglio parlarti. Ho una richiesta. Mi hanno rapinato. Non ti serve sapere altro. Il colpevole è una guardia della torre sui condotti. Vorrei che me lo uccidessi. Grazie mille. Fammi sapere se lo trovi.
Accomodati. Cosa? Va bene lo stesso. So perché quelli come te vengono qui. Vuoi che rimanga a tiro, giusto? In caso le cose prendano una brutta piega. Grandioso. Non mi sorprende che hai finito l'ultima missione senza un graffio. La Davara è una macchina di morte. Dalle sue parti le ragazze non crescono sognando i principi azzurri. Oggi niente sicura, vero? Salam alaikum. L'hai trovato? Spero ci abbia messo molto a crepare. Raga, io mi fermo qua per stasera perché mi sento veramente stanco. Grazie a tutti la compagnia, chi è passato, ci becchiamo sempre in settimana. Buonanotte.